Booking Ginosa si è aggiudicata il finanziamento pubblico GAL Luoghi del Mito e delle Gravine di circa 90.000 euro per il restauro della cripta Mater Domini sottostante la chiesa di San Leonardo con relativa gestione della stessa per 10 anni. Un grande orgoglio per i ginosini e soprattutto per l'associazione che, nonostante la giovane età, è riuscita ad aggiudicarsi un bando così importante per la nostra comunità, che darà sicuramente un input positivo soprattutto in questo periodo storico. Intanto i ragazzi dell'associazione stanno raccogliendo dei fondi per migliorare l'intervento di restauro della cripta. Anche un piccolo contributo sarà per loro fondamentale. Per qualsiasi informazione potete andare tranquillamente sulla loro pagina Facebook bookingginosa.it. È un progetto molto che secondo noi porterà molta positività, sia perché restituiremo, diciamo, un bene artistico, storico a Ginosa, soprattutto in questa zona un po' periferica e un po' anche dimenticata, ma poi avendo la gestione della cripta per 10 anni abbiamo intenzione di strutturare tutto un piano di programmato di promozione turistica per sensibilizzare non solo Ginosa ma anche i turisti e invitarli a visitare questa chicca di Ginosa che è stata un po' dimenticata negli ultimi anni. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, gli associati di Booking Ginosa, i tecnici che hanno sviluppato il progetto di restauro. Verranno ripuliti gli affreschi, restaurati gli affreschi, quindi resa disponibile e accessibile nuovamente questa cripta. Ringrazio anche Don Domenico Giacovelli, Don Giuseppe Bernalda per averci dato questa possibilità e per averci sostenuto. Quindi io ringrazio veramente tutti coloro che ci stanno appoggiando in questo progetto e speriamo di portarlo presto, finiti i restauri, accessibile a tutti. Beh, questo è un ottimo risultato sia per la valorizzazione del patrimonio rupestre che abbiamo e che ha bisogno di tutela, e sia per il buon risultato di collaborazione tra ente pubblico ed associazioni, avente soprattutto lo stesso scopo, quello della valorizzazione del patrimonio. Quindi è un ottimo esempio in cui associazioni, tecnici e amministrazione e cittadini hanno lavorato insieme e si sono presi a cuore e a carico un bene come quello della cripta Mater Domini.